Buongiorno, eccoci con un'altra carta del giorno. Molti di voi mi hanno chiesto nuovamente le carte dei Shing. Allora, ok, andiamo anche oggi ad estrarre una di queste carte. Oggi è 14 dicembre, però ricordiamoci che questa carta, la visione di questo video, avrà valore nel momento in cui andrete a visualizzarlo. Quindi, va bene che l'energia è la carta di oggi, però ricordatevi che è una carta generica, per cui siccome niente accade per caso in questo universo, se visualizzerete questo video anche fra 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno, ok, in quel momento significa che avrete bisogno di ascoltare questo messaggio. Perfetto, allora vediamo qual è la carta dell'energia di oggi. Una carta? La nostra carta è il numero 56. Vorrei posare questa senza farle cadere, se ci riesco. Vediamo un attimo. Già il telefonino si è spostato, scusate, oggi è un casino. Ok, 56, ecco la carta. Come vedete, l'esagramma è composto da due linee in basso tratteggiate, due linee unite, una linea tratteggiata e una linea unita. Ok? Questa carta è anche cosiddetta il viandante. Andiamo a leggere adesso che cosa ci dice esattamente questa carta. Sopra fuoco, sotto monte. La lunga vita di un monte non viene cambiata molto dal fuoco, così un viandante può avere un effetto immediato su coloro che incontra, ma dopo essi proseguono come prima. Allora, andiamo a vedere esattamente che cosa significa ogni linea, come abbiamo visto la scorsa volta. Intanto il significato generale, letto anche in un altro libro, questo periodo non è opportuno per i grandi passi, per soprattutto se tranne che voi non vogliate intraprendere un qualche tipo di viaggio. Ok? Per tutto il resto sono tutti piccoli passi quotidiani. Allora, ci dice questo esagramma che bisognerà smettere nella prima linea, che bisognerà smettere di occuparsi di temi che non sono particolarmente significativi, ma volgere tutte le nostre forze ai problemi che effettivamente ci disturbano. Se vi trovate in un viaggio, bisognerà che siate accanto, che siate doppiamente attenti e preparati. Nella seconda linea, questo è un periodo di non pausa, ma in cui dovete fermarvi un attimo, non c'è un problema economico veramente. Il problema è vincere la fiducia, vincere
di qualcuno che si appoggia a voi o di qualcuno che vi dirige. La terza riga ci dice che se non studiate, non vi interessate tanto delle cose, potreste incorrere in alcune difficoltà che veramente condizioneranno, ecco, condizioneranno in modo particolare, condizioneranno in modo veramente molto particolare, molto duro anche il continuo della vostra strada, quella che non dovete perdere, ok? Se il vostro non è un problema economico, se in questo momento non avete problemi economici, in un qualche modo il vostro problema è l'insufficienza psicologica, significa che voi siete in un momento di difficoltà psicologica, in un momento in cui vi rendete conto di essere deboli psicologicamente. Se non siete attenti, facendo un po' un sunto, perché ho ricaparito, se non siete attenti, potete provocare in qualcun altro un grande disturbo, che inizialmente magari potrebbe provocare risate, ironia, ma più tardi sarebbe causa di dispiacere. Perché questa cosa in cui voi non avete prestato attenzione gli causerà grandi danni. Ora andiamo a vedere qual è la sentenza di questo esagramma, il viandante. Avete pochi amici e avete l'assoluto bisogno di stringere legami. Attenti però a non farlo con persone sconosciute. E non cercate legami intimi, non è questo il momento. Se vi state invece, se questo è un momento in cui avete un problema d'amore, sappiate che questo è un momento di separazione temporanea. Quindi questa runa vi dice: ok, in questo momento siete separati, ma è temporaneo, passerà questo momento. È una situazione assolutamente precaria e la precarietà. Soprattutto la parola di questo Ching. Se invece state chiedendo per quanto riguarda la salute, sappiate che dovete assolutamente curarvi maggiormente. Siete un attimo in una situazione di superficialità, sia per quanto riguarda i rapporti, sia per quanto riguarda la salute, ma soprattutto per quanto riguarda la situazione economica. Occhio, che se continuate su questa strada di superficialità, di non attenzione, rischiate di fare danno anche ad altri, non soltanto a voi stessi. Per quanto riguarda l'amore, questa è una runa, ce l'ho con le rune, allora significa che domani dovrò tirare le rune. Questo è un esagramma che ci dà l'indicazione di una separazione, sì, di un allontanamento, ma comunque temporaneo, ci sarà un ritorno, ok? È soltanto un momento di precarietà del rapporto, di instabilità. Ok, questo è il messaggio di oggi, non so a chi doveva arrivare, sinceramente, è un messaggio molto particolare, quindi economicamente state attenti ai vostri passi, dal punto di vista fisico prendetevi più cura di voi, se è un problema sentimentale sappiate che è una separazione temporanea. Mi raccomando, a come vi rapportate, soprattutto con gli altri, fidatevi poco, abbiate pochi amici, ma abbiateli, però state attenti, soprattutto dal punto di vista lavorativo, a non creare danni ad altri. Ok? Perfetto, per oggi la carta l'abbiamo estratta. Spero che facciate voi vostro questo messaggio, a chi deve arrivare sicuramente, insomma, comprenderà benissimo. Ci sentiamo domani a questo punto con una runa, dal momento che abbiamo parlato di runa, con un altro messaggio. Bye bye!